È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis, capitolo 32. Avevano continuato a guidare per il resto del pomeriggio, passando buona parte delle ore in silenzio. Elise si sentiva terribilmente, e lo stesso era per Lux, nonostante conoscesse ognuna di quelle persone. Harry, ad un certo punto della loro fuga, aveva preso il posto di Azzurra alla guida, e per quanto alla ragazza la cosa desse fastidio, non rifiutò, capendo che probabilmente stare tra la sua ex ragazza e la ragazza che li aveva tirati fuori di lì non doveva essere la migliore delle situazioni. Will aveva risparmiato a tutti le sue battutine, ma nel paese remoto che si era costruito nella sua testa, lui e tutti i cittadini, di cui ovviamente lui era il capo, ridevano in allegria di quel suo sarcasmo un po' brutale. Dave invece era rimasto ad esaminare il file di James Collins, datogli da Lux, che di indagare non ne aveva proprio voglia. E lui, per rendersi utile, non poteva che leggere tutte quelle informazioni. Allegata al file vi era anche una foto di James, di molti anni prima, ma in lui riusciva a vedere lo stesso sorriso di Lux, che ormai da troppo tempo nascondeva. Quando poi era arrivata sera, Harry si fermò davanti ad una spiaggia, Cherry Beach, così diceva il cartello che dava il benvenuto ai passanti. E nonostante le lamentele di Azzurra su quanto sarebbe stato meglio guidare di notte per mettersi in vantaggio rispetto ad Eva, il resto del gruppo concordò sul fatto che prendersi una pausa avrebbe aiutato tutti, più Elise, che non aveva nulla a che fare con loro. Erano seduti in riva al mare e fu automatico per tutti togliersi le scarpe e sentire la sabbia bagnata tra le dita per la prima volta dopo tanto tempo. E quella sensazione di fastidio, ma colma di piacere e un briciolo di felicità, fu familiare, nonostante il loro passato fosse ancora lontano da ricordare. «Quindi siete stati tutti rapiti?» esordì Elise dopo il silenzio tenuto nel furgoncino, dove Lux, insieme all'aiuto di Dave, si era impegnata a spiegarle cosa stesse succedendo. «Non direi rapiti, usati piuttosto. Mia madre, Tiana intendo, ha detto che siamo stati cresciuti per essere portati poi a Redwood. I nostri genitori non sono altro che i ragazzi che stavano nel Millennium», disse guardando Elise, che a quel momento corrugò la fronte. «Sì, l'istituto che abbiamo trovato», le ricordò, «e allora la mora a noi». Per Harry, quella notizia fu del tutto un colpo al cuore. Credeva fermamente di aver ucciso i suoi genitori, ma così non era, e sapendo adesso che le persone con cui era cresciuto e che aveva amato era del tutto troppo difficile da digerire, persino impensabile. Elise, dal canto suo, non poteva credere che Harry fosse lì, a qualche metro di distanza da lei, ad osservare le onde del mare infrangersi davanti a loro. E per quanto fosse felice di averlo lì, sentiva che non c'era per davvero. Il ragazzo che aveva amato e che forse amava ancora non era più lo stesso. I suoi occhi non erano più gli stessi, non brillavano più della stessa luce, o più probabilmente non brillavano più per lei. E faceva terribilmente male, perché adesso si stavano dicendo l'addio che non erano riusciti a dirsi un anno prima. «Deve essere stato difficile per voi fare amicizia», disse Elise, cercando di togliere quei brutti pensieri dalla sua mente. Lux sorrise lievemente, ma non rispose, ci pensò Dave al posto suo. «Non molto. Tua cugina ci ha praticamente costretti ad essere amici», disse ridendo, e ne seguì la risata di Will. «In fondo però, se ci pensi bene, potremmo dire che è stato il destino a farci unire. Le stelle o roba simile, credo. Altrimenti non riuscirei a spiegarmi come mai proprio noi siamo seduti qui con la luna a farci da guardia», disse scrollando le spalle. Azzurra lo guardò sorridendo. «L'aria da poeta non ti si addice affatto», lo canzonò mettendo un'espressione di pura superiorità, ma scoppiò a ridere quando Dave la guardò di traverso. Ma non aveva torto, la luna era proprio davanti a loro, illuminava i loro volti pieni di spensieratezza,
ed era davvero bella, bella come non era mai stata. E lo era solo per loro, perché anche chi c'era oltre il cielo stesso aveva capito che quei ragazzi erano speciali. Lo aveva capito anche Lise, e non perché aveva ascoltato il racconto di Lux sulla dottoressa Grimbel, ma perché avevano avuto il coraggio e la forza di scappare, nonostante adesso non avessero un vero e proprio posto dove rifugiarsi. «Bene, quindi oggi dovreste festeggiare, no?» chiese alzandosi e iniziò a spogliarsi, restando così in intimo, e prima che potessero dire altro iniziò a camminare verso l'acqua. «L'ultimo che arriva resta in acqua per un'ora e senza mutande!» specificò ridendo e si tuffò in acqua. In cuor suo sperava di essere guardata dal suo ragazzo come un anno fa, perché ogni minima parte del suo corpo reclamava quelle attenzioni che tanto gli erano mancate. Harry, per la prima volta, si rese conto che in tutte quelle volte in cui aveva chiesto a Lux di Elise non era perché voleva ricordarla, ma perché voleva ricordare se stesso quando era con lei. Adesso che la ragazza gli era davanti, vestita o no, sentiva di non voler altro che parlare con Lux, che lo stava prepotentemente ignorando. Azzurra si alzò e si spogliò a sua volta. Dave la guardò con aria confusa. «Cosa? È l'unica che sembra più fuori di noi. Mi piace, e mi piace il mare, o almeno sento che è così». Fece spallucce e corse raggiungendo Elise, mettendo in mostra un corpo che fino ad allora a Dave era rimasto all'oscuro. «Credo di averci ripensato sulla storia dell'andarmene», borbottò Will guardando Luxia, che non poté fare a meno di ridere. E si sfilò via la tuta, raggiungendo le due ragazze, e Lux lo seguì a ruota, iniziando subito a nuotare. Dave rimase interdetto alle parole di Will, tanto che prima di parlare ci vollero dei minuti. «Ehi, cosa intendi dire?» borbottò togliendo la tuta, inciampando quasi sui suoi passi. Si tuffò in acqua e si accertò di schizzare un po' in faccia a Will, che fingendosi offeso iniziò a ripagarlo con la stessa moneta. Iniziò così una vera e propria guerra, dove Azzurra, Elise e Lux facevano da spettatrici e se la ridevano. Harry poteva scommettere che l'acqua fosse gelida, non era il periodo adatto per fare il bagno, ma ai suoi amici non importava. E non importava nemmeno a lui, ma non sentiva per nulla quel bisogno di divertirsi, tutt'altro. Voleva restare in quella spiaggia a porsi come al solito domande che non avrebbero mai avuto risposta, senza alcuna mossa da parte sua. Ma era più forte di lui. Guardava Elise e poi Luxia e si sentiva in bilico tra il passato e il presente. Si era gettato a capofitto in un ponzo senza alcuna fine e senza possibilità di risalire. Sapeva di dover parlare con Elise e di doverle dire che ormai quel che c'era ormai non c'era più. E sapeva anche di dover parlare con Lux del loro bacio, che non era solo una copertura. E quando ripensò alle sue labbra contro quelle di lei, sentì una dolorosa ma piacevole fitta alla bocca dello stomaco. «Andiamo, 6735, ti perdi tutto il divertimento!» gli urlò Dave facendogli segno di avvicinarsi. Il riccio si alzò accennando ad una risata. «Si ostina a non chiamarmi Harry», pensò tra sé e sé. Ma del resto, 6735 faceva parte di lui e non poteva negarlo. Si liberò della tuta arancione. Quando mise i piedi in acqua si rilassò all'istante. Sì, era fredda, ma la sensazione dell'acqua e della sabbia lo avevano fatto tornare indietro di almeno 10 anni, facendogli ricordare di quando lui e la sua famiglia andavano alla casa al mare e stavano insieme ore e ore, senza alcuna pressione o paura, come invece stava adesso. Lux stava galleggiando a pancia in su guardando il cielo stellato. Un sorriso le si stampò in volto. Era dannatamente felice. Come se tutti i suoi peccati se ne fossero andati e il pensiero che la dottoressa non avesse più alcun potere su di lei la fece ridere. Una felicità che si smorzò quando Harry gli fu a fianco. Mise subito i piedi sulla sabbia, reggendosi in piedi. «Stai cercando di evitarmi? Perché sai... è difficile farlo quando dobbiamo affrontare un viaggio insieme e siamo solo in 6 a farlo», disse Harry abbozzando un sorriso. Si scompigliò i capelli ancora asciutti. Lux schiuse le labbra per dire qualcosa, ma non sapeva affatto cosa dire. «Se pensi di farlo per me ed Elise, puoi risparmiartelo. Non capisco nemmeno perché lei sia qui», continuò lui.
Oh beh, scusami se ho deciso che portare mia cugina con me avrebbe potuto salvarle la vita. Del resto Fred aveva appena ucciso mia madre, nulla di che insomma. E scusami se ho pensato che magari il ragazzo di mia cugina volesse almeno conoscerla. Ricordarla, volevo dire, disse allargando le braccia. Harry serrò la mascella e si fece più avanti. Non osare minimamente dare la colpa a me per qualcosa che non ti ho chiesto di fare. Non ti ho chiesto di venire da me a Redwood. Non ti ho chiesto di essermi amica. E non ti ho chiesto di allontanarti da me per Elise. Disse alzando quasi il tono della voce, ma cercò di controllarsi non volendo attirare l'attenzione dei loro amici. Pensavo fosse quello che volessi, borbottò lei incrociando le braccia al petto. E solo allora si rese conto che stare in intimo davanti a lui la metteva in imbarazzo. «È esattamente questo il tuo problema», disse lui mormorando. «Non ti importa di quello che vogliono gli altri perché credi di sapere per certo quello che vogliono, ma non è così. Per tutto questo tempo non hai fatto altro che dirmi che volevo tornare qui, rivivere la mia vecchia vita, tornare con la mia ex ragazza ed essere qualcuno che io sento di non essere», disse portandosi entrambe le mani sulla nuca. Non credeva di potersi sul serio arrabbiare con lei, ma non riusciva più a mantenere il silenzio che si era permesso in quella giornata. Lux si sentì ferire nel profondo. Tutte le sue premure per lui erano state solo un disturbo. «E cosa vuoi allora?» sussurrò con voce spezzata e non riusciva più nemmeno a guardarlo. Sospirò profondamente e le prese il viso tra le mani. «Te, voglio te, come fai a non accorgertene?» disse con lo stesso tono e adesso quella piacevole sensazione allo stomaco si era ripresentata. Il viso era ad un palmo dal suo e riusciva a percepire sulla propria pelle il respiro irregolare di Lux. Avrebbe voluto baciarlo lì, senza alcun limite, e completare al meglio quella giornata che si era rivelata triste quanto bella. Si era dimenticata persino di sua madre, perché Harry aveva questo potere su di lei. Le faceva dimenticare tutto e tutti. Persino il suo unico obiettivo al momento, distruggere Eva e Redwood. Proprio per questo si allontanò bruscamente. «Scusa, ma non posso», mormorò tornando a riva, lasciandolo lì da solo. Elise aveva provato con tutte le sue forze a non guardarli, ma alla fine non c'era riuscita, e adesso le acque del mare stavano nascondendo le sue lacrime.